12 aprile 1204, caduta di Costantinopoli. I crociati riescono nell'impresa di conquistare la regina del Mediterraneo, inviolata per 800 anni e espugnata per la prima volta nella storia. Le truppe sono capeggiate da Enrico Dandolo, doge di Venezia, da Baldovino IX, conte delle Fiandre, e da Bonifacio, marchese del Monferrato. L'attacco era stato sferrato, ma le possibilità di successo da terra vengono frustrate. I bastioni di Teodosio, con il muro di cinta possente, il fossato, le massicce torri merlate, costituiscono una meraviglia a vedersi, ma soprattutto un ostacolo insuperabile. Persiani, arabi, bulgari, avari sono stati nei secoli tutti respinti. Dandolo allora individua il punto debole nelle mura marittime sul Corno d'Oro. Quel 12 aprile è un lunedì. L'impresa comincia all'alba. Sotto una pioggia di proiettili, i crociati riescono a issare una scala. Due audaci cavalieri, un veneziano e un francese, riescono a saltare sulla prima torre. A mezzogiorno un vento improvviso spinge le navi sotto riva. E i prodi soldati, aggrappandosi alle mura, penetrano all'interno. Poche ore dopo, Bonifacio, capo ufficiale della crociata, riceve le chiavi della città più ricca del mondo cristiano. Quando viene imposto un freno alla brutalità e al saccheggio, il bottino accumulato lascia i vincitori a bocca aperta. La parte del leone spetta a Venezia, che tra i tanti pezzi inestimabili si porta via le statue di quattro cavalli bronzei risalenti all'età classica. Con l'icona della Madonna Nicopeia e molte altre reliquie incastonate di pietre preziose, costituiscono ancora oggi una non trascurabile parte del tesoro della Basilica di San Marco. All'atto della spartizione, il doge pretende i 3/8 della città di Costantinopoli, e i suoi si accampano nel quartiere di Santa Sofia, a ricoprire la carica di patriarca il nobile veneziano Tommaso Morosini. L'impero latino d'Oriente cadrà nel 1261, quando Michele VIII Paleologo torna vincitore a Costantinopoli grazie all'appoggio della Repubblica di Genova.